dobbiamo investire più di quanto si sia fatto finora, e questo mio ragionamento arriva anche in giorni importanti, perché come è noto abbiamo approvato da pochissime ore la legge di bilancio, che poi in qualche modo la manovra fondamentale che decide l'allocazione delle risorse, e io posso consegnarvi un elemento di fiducia del Paese nel Servizio Sanitario Nazionale e una totale consapevolezza che siamo in una nuova fase di investimenti sul Servizio Sanitario Nazionale. Voglio riportare qualche numero, perché credo che poi i numeri diano meglio delle parole il senso della stagione che stiamo vivendo. Io sono diventato Ministro della Salute nel settembre del 2019, quindi poco più di 2 anni fa, e nel Fondo Sanitario Nazionale c'erano 114 miliardi di euro. Oggi noi approviamo una legge di bilancio in cui c'è un impegno ad arrivare a 128 miliardi di euro nel 2024. Oggi siamo a 122, avremo un più 2, più 4, più 6 nei prossimi 3 anni. Quindi si consolidano gli investimenti straordinari fatti in questi mesi e si continua questa stagione di investimenti. Da 114 a 128 in un tempo così breve è, diciamo, un salto inedito. Se si guardano i numeri degli ultimi decenni, mai si è visto un salto in pochi mesi così significativo.